Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Spero che non si senta, ma ci saranno 18 motoseghe fuori. Tutti quanti stamattina sono svegliati con l'idea di segare la legna, rompermi le palle. E vabbè ragazzi, non stiamo qui a cincischiare. Siamo qua, siamo tornati su FIFA Mobile ragazzi. Sono rimasto curioso da un vostro commento. Ho letto praticamente che questo gioco si è aggiornato, anzi stravolto del tutto. Avevo già portato qualche video di FIFA all'incirca un anno fa più o meno. E diciamo che il gioco non era così in granché. Poi vabbè, vari aggiornamenti, ci ho continuato un po' a giocare per cavoli miei. Comunque non l'ho più portato sul canale. E adesso ho letto che c'è stato questo grandissimo aggiornamento. Hanno proprio rinnovato completamente il gioco. Quindi da fresco si può ricominciare ragazzi. E per chi già conosce questo gioco vede già che l'interfaccia è completamente nuova, completamente cambiata. Anzi semplificata direi, molto molto meglio. E poi vi dirò subito una cosa: io ho cominciato già a fare qualche partita, già ho cominciato a giocare per vedere insomma le cose. Già cose che comunque sapevo, però mi ha fatto rifare comunque il tutorial. E ragazzi, che dire, alla fine del tutorial ti regalano un bellissimo Cristiano Ronaldo 80. Io ce l'ho 81 perché l'ho allenato. Quindi si spinge proprio a giocare per il Cristiano Ronaldo che te le danno grazie nel tutorial all'inizio. Quindi è molto molto easy ottenerlo. Dunque ragazzi, che cosa andremo a fare in questo video quest'oggi? Questa ragazzi è la mia rosa, il mio ultimate team. Qualche giocatore oro, qualche giocatore argento. Per il momento siamo molto bassi di livello, ma comunque vabbè, abbiamo appena cominciato. Quindi è logico così che sia. Qui ci sono tutti quanti gli eventi live, che come interfaccia sono molto molto migliorati rispetto a quelli passati, quelli della scorsa stagione, possiamo dire così. Io dovrei fare questo incontro qua contro la squadra della settimana, perché sono riuscito ad aggiungere questi 100 gettoni presi durante questi allenamenti, dove praticamente potrei anche trovare in un pacchetto, oltre alle monete e vari punti squadra della settimana, dei giocatori argento della squadra della settimana con 60 o più di overall. Noi abbiamo già ottenuto i 100 punti, quindi andiamo a sfidare la squadra della settimana. E se vinciamo abbiamo una probabile carta molto più potente. Quindi proviamo a vedere che cosa succede, perché non so se magari hanno cambiato qualcosa di diverso. Questo ancora non lo so. Quello che so è che c'è Higuain che è partito subito alla carica e mi sta facendo un gran culo. Ok, allora questi pulsanti sullo schermo mi danno un po' fastidio. Probabilmente le cambierò, metterò un po' tutto un po' più sullo slide del dito. E qui ho paura che mi faranno un gran coso. Esatto, avete capito ragazzi, cerchiamo di spazzare via, vediamo di ripartire pian piano, andare a fare almeno un gol ragazzi. Se vinciamo ragazzi abbiamo l'occasione di prenderci un bellissimo giocatore. Zardes, Zard, dai 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 dai, dai. Cosa stai facendo lì davanti alla porta? Madonna ragazzi. Ma la vergogna, la vergogna. Comunque vabbè ragazzi, non... No, no, questo ce lo fa. Questo ce lo fa. Questo ce lo fa ragazzi. Vabbè. Cavani, squadra della settimana, ok, va bene. Ma tipo, il mio Cristiano Ronaldo, dove? Dov'è Cristiano? No, era fuori gioco. Vabbè, peccato. Siamo all'87esimo ragazzi e abbiamo perso 100 gettoni e niente. Possiamo comunque rifarli perché abbiamo 5 giorni di tempo, ma insomma... La cosa scoccia un po'. Dai, ultima azione. Ultima azione. Apri si fischi ora, sei proprio un disonesto, bastardo. Niente, abbiamo perso male, abbiamo perso questo incontro contro la squadra della settimana per 1-0, gol di Cavani. Vedi, se voglio riprovare devo avere altri 100 gettoni, quindi la cosa si fa difficile. Vabbè, ragazzi, abbiamo anche un pacchetto da aprirci, vediamo che cosa troviamo all'interno. Oh, 50, vabbè. Almeno siamo già a metà strada. Perfetto. Possiamo prendere altri 50 per fare un'altra volta questa partita. Quindi ne abbiamo 81, ne sono soltanto 20 all'incirca. Allora, passiamo un attimo dal negozio perché ci dovrebbe essere qualche pacchetto gratuito da prendersi. E infatti abbiamo questo pacchetto che si ricarica entro 4 o ogni 4 ore. Andiamo a vedere la ricompensa del pacchetto. Oh, ci dà 100 punti allenamento e basta. 100 punti allenamento di bronzo proprio, nemmeno chissà che cosa, quindi neanche ci posso allenare chissà quali giocatori. Allora, questi diciamo che sono gli obiettivi quelli per diventare campione, ovvero saranno tutti quanti gli obiettivi da portare a termine. Credo che posso prendere delle ricompense, infatti, posso prendere la ricompensa maestro tecnologie. Eccolo qua, questo perché ho fatto un incontro in modalità attacco, ovvero la modalità PvP che adesso andremo a fare. Perché voglio diventare champion, road to champion ragazzi. Prossimo obiettivo mi dice capitolo 1, per ottenere questo premio devi completare il capitolo 1 di una campagna regione qualsiasi. Noi siamo la Fiorentina, siamo in Italia, quindi dovremmo farci praticamente la serie A credo. Allora,
Versus attacco, siamo qui a esordiente 3, andiamoci a cercare un avversario. Come funziona? Noi andremo soltanto a giocare i momenti salienti, quindi soltanto ad attaccare la porta avversaria. Contemporaneamente l'avversario, l'altro giocatore, farà la stessa cosa con noi. Quindi il giocatore che porterà a termine la partita con maggior numero di reti ovviamente vince. 71 a 65 l'overall della squadra, quindi dovrebbe essere particolarmente easy. Vediamo come può andare. Partiamo noi. Sì, ma io le voglio togliere questi pulsanti, quindi non mi servono a nulla. Allora, facciamo sì, tac, boom. Dai, e c'è la rete. Grande, 1-0, perfetto. Si va, si riparte. Zardes viene di Zidane, ma non è lui. Non è peccato, dai. Calcio d'angolo per noi. Palla al centro. Voglio un colpo di testa, tac, alla Cristiano Ronaldo. Wow, wow. Ottima occasione per noi, quindi si riparte e tac. No, palo! Dai, e vai, 3-0, Kawa. Kawa mi sa che si è disconnesso perché c'ha il simbolo rosso. Ah no, ha segnato, niente, sto scherzando. E niente, stavolta ce l'ha parata, ok. Possiamo anche sfottere l'avversario e deriderlo come se non ci fosse un domani. Eccolo qua, no! Mazzi, il maestro dei pali. Proviamo con il nostro Cristianuccio. Oh, dai! Madonna, di quanto? Di pochissimo, veramente. E questa, no! Questa se la mette dietro. Altra rete per noi. 4-1. Mancano ormai 4 secondi al termine della partita. Altro gol all'incrocio dei pali. E ci siamo. Abbiamo vinto questa partita. Forse deve finire l'avversario. No, è finita. Perfetto. 5-2. Abbiamo guadagnato ben 7800 tifosi. E grande, grande così. Obiettivo sbloccato, gran attacco, perfetto, 250 monete, punti esordiente. E va bene, a questo punto abbiamo 800 FIFA point. Cosa facciamo? Andiamo a spacchettare qualcosa? Ma sì, dai. Che cosa abbiamo? Pacchetto giocatori, pacchetto potenziamenti, pacchetto stelle include 8 oggetti, ovvero, me lo dice, premi garantiti, abbiamo ben 3 giocatori oro con un overall di minimo 70. E poi premi possibili, giocatori maestro, elite, e vabbè, squadra della settimana, eccetera. 500 FIFA points se li spendo volentieri per questo bel pacchettuccio. E vediamo che cosa andremo a prenderci e mettere la nostra squadra. Oh, allora, questo potenziamento della difesa, buono, per 2, perfetto. Abbiamo, attenzione, potenziamento, attenzione, utilizzato per aumentare il livello di potenziamento dell'abilità. Va bene. Velocità, ok, ma dove sono i giocatori? Dove sono? Eccoli, i giocatori pipponi. Siedschlag, vabbè, non ci serve a nulla. Oh, 73. Portiere della SPAL, wow. Poi abbiamo Odoi, chi te conosce. E abbiamo poi come ultimo giocatore Solari, perfetto. Allora ragazzi, questi sono i nostri giocatori. Aggiorniamo la squadra, quindi questi 3 giocatori oro andranno direttamente nella nostra rosa, nel nostro Ultimate Team. E a questo punto siamo arrivati a 72, credo che eravamo a 71. Abbiamo 2 potenziamenti, abilità, che possiamo benissimo, vediamo un po' come funziona. Come funziona sta roba qui? Posso far salire di livello? Aumenta di livello? Sì, infatti. Posso usare i miei crediti per portare a livello 2, il livello del potenziamento. Anzi, può potenziare anche il potenziamento. Livello 5, oh, perfetto. Livello 5 posso sbloccare anche il mercato, quindi vendere i giocatori. Il nostro CR7 che ci spiega. Sembra tu abbia ottenuto un altro potenziamento di abilità. Vai alla scheda potenziamenti, bla bla bla. Va bene, va bene, va bene. Qui tanto c'è una funzione sbloccata, energia per 25, monete, 1000 punti esperienza. E potenziamento della forza, quindi non male assolutamente. Abbiamo potenziato la velocità che abbiamo dato a Cristiano Ronaldo, quindi è salito di un altro punto di Vigen. Ce ne sono tanti tanti dei potenziamenti, veramente tanti tanti tanti, quindi non lo so. Abbiamo questi 22 giocatori che possiamo venderci. Vediamo un po', tipo lui posso venderlo. Devo venderlo direttamente dal mercato, non posso venderlo da questo menu. Ok, abbiamo sbloccato il mercato, perfetto. Al momento non mi interessa trovare giocatori, ma mi interessa vendere questi giocatori che ho. Peccato quelli della squadra di settimana non si possono vendere, però abbiamo delle attività che abbiamo fatto, un obiettivo, infatti possiamo ritirare dei premi. Vediamo di cosa. Versus attacco. Segna 5 più gol in una partita, abbiamo preso 10 FIFA point, 1000 punti esperienza e 5000 monetozze, ragazzi. Quindi prendiamo tutto, mettiamoci in tascoccia e in futuro useremo questi crediti per spacchettare tantissimo. 10 FIFA point, meno male ci danno un po' di valuta del gioco, perfetto. 163 FIFA point, possiamo andarci a aprire un altro pacchetto di quelli classici, quelli minimi, vediamo se troviamo qualcosa di buono, ovvero questi pacchetti FIFA Mobile, dove all'interno possiamo trovare comunque un giocatore buono. Dai Cristianuccio, facci sognare! Vediamo un po' cosa troviamo qua, dai. Oh, boom!
1500 monete, ok, input di allenamento, va bene, Marfeld, vabbè. Poi abbiamo Felipe, ok, e l'ultima, Eriksen. Ti sciupa troppo a darmi almeno uno di livello 80, peccato, vabbè. Possiamo aggiornarci la squadra, a questo punto credo che abbiamo una squadra completamente di giocatori oro e più. Suppongo, credo che abbiamo tolto ormai anche l'ultimo bronzino che c'era, quindi... Altra cosa importante sono gli incontri che vengono aggiornati ogni martedì. In pratica questo qui è il calcio scommessa. Ad esempio ho scommesso sul Bayern, sull'Arsenal, sul Manchester. E praticamente se nella realtà queste squadre davvero vincano la loro partita, io vinco dei premi sulla squadra che ho scommesso praticamente. Quindi se riesco a scommettere bene fino in fondo mi daranno questo bellissimo... Mi danno Gesù. Road to Jesus, ragazzi. Road to Jesus. E va bene ragazzi, per questo video sul ritorno di FIFA è tutto. Mi piacerebbe davvero riportare questa serie, almeno un video a settimana, per vedere un po' cosa possiamo fare, magari qualche spacchettamento, qualche bella partita, qualche lotta. Vediamo un po' sul da farsi, inventiamoci qualche cosa. Come al solito, se in questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare tanti, tanti like. Noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti ragazzi.